originali, grande. vero? Sì, Quelle che hai fatto originali, perché il libro, tiralo fuori un attimino. Il San Giusto nel mare. Il San Giusto nel mare. Che è la storia di questa statua che è collocata nella baia di Grignano. Aspetta che intanto io guardo qua. Sì, raccontaci un poco. Eccolo qua. Legato, povero, sì. Insomma, niente da ridere. E cos'è successo? Che questa statua, a un certo punto c'era un signore che si chiamava Fulvio. Aspetta. Sì, che amava il mare e questo signore era un appassionato sommozzatore e un giorno ha deciso di... mi è venuto un desiderio, quello di realizzare una statua di San Giusto da collocare nelle profondità del mare. Bellissimo, ma in che zona? E nella baia di Grignano e pensavo subito al di fuori della scogliera dove c'è questo molo, si vede anche nella figura. Aspetta. Sì. No? Quando noi usciamo subito vicino al castello di Miramare proprio e c'è anche una... Ma c'è qualcosa che lo segna? C'è un'insegna e dopo c'è anche, mi sembra una boia, dovrebbe esserci qualcosa, a 9 metri di profondità nel mare. Bellissimo, di cosa parla questo libro? Quello là, sempre questo, no? Sì, perché non ne ha fatto solo uno, eh? Questo qua è uno dei libri che ha scritto e disegnato. In particolare parla di che cosa è accaduto nel mare quando San Giusto è stato martirizzato, perché il patrono di Trieste è stato martirizzato per annegamento. Gli hanno legato delle mani e delle pietre alle mani e ai piedi e poi l'hanno gettato in mare. E allora questo signore che aveva desiderato fare questa statua nel mare ricorda proprio questo momento di questo martirio, in seguito al quale è avvenuto un miracolo. Ma poi mi dicevi che parla con i pesci, quello mi piaceva, ti prego. Perché la tradizione cristiana, la storia di San Giusto, racconta che queste funi che gli legavano le pietre alle mani e ai piedi di San Giusto e si slegarono durante la notte e il mattino dopo il corpo di San Giusto venne rinvenuto sulle rive del mare a Trieste e questo è un miracolo perché certo. Ecco, allora il santo fu restituito alla città e allora lì mi è venuta l'idea di cosa di descrivere che cosa è avvenuto nell'acqua, chi ha liberato questo il santo da queste funi, i pesci. Bellissimo. E da dove è nata questa idea? Devo ringraziare una persona che mi aveva fatto un'osservazione riguardo a questa storia. Sì. Mi aveva detto tempo fa, mi ha detto, ma signora Sama, che miracolo, cosa vuole a San Giusto, i pesci gli avranno mangiato le corde e poi il corpo sarà stato trascinato dalla corrente e io ho detto ma guarda un po' che questo signore ha proprio ragione e non è stata raccontata mai questa o rappresentata in figura questa parte della storia di San Giusto che è comunque un miracolo perché tutto è avvenuto in poche ore, certo. No? E allora io ho disegnato e raccontato tutto il miracolo che noi non conosciamo perché è avvenuto sott'acqua. Certo. Come ti chiami? Io mi chiamo Fabia Perper. Benissimo. Allora, perché stiamo facendo questa intervista? Perché per caso l'ho conosciuta e le ho parlato dei miei corsi di disegno, no? Le ho proposto. E quindi a lei le è venuto subito a raccontarmi la sua esperienza, veramente. E mi ha raccontato una cosa molto interessante che mi aveva colpito. Sì, io ho scritto delle storie per bambini, che le ho scritte per i miei figli e poi ho incominciato anche a disegnarle. Ma per passione, perché volevo vedere e visualizzato quello che avevo raccontato per un'esigenza proprio. Però tu mi hai raccontato una cosa anche molto particolare che mi ha colpito, perché il problema è che tante volte le persone, adesso tu ormai hai fatto, cioè ci sono 4 libri qua, cioè questo è l'ultimo, no? Mi pare. Sì, questi sono gli ultimi. E dopo c'era anche uno che ho detto che no, perché questo è il primo, dai, comunque bisogna dire, questo è il primo, non è disegnato da lei, ma è scritto. Però è scritto da lei, scritto. E a me aveva colpito la storia di come è nato questo libro. Sì, io l'ho scritta durante un giorno del 3 novembre, nel quale ricorre la festa dei patroni di Trieste, cercavo un libro per bambini per i miei figli, sono uscita di casa, l'ho cercato in libreria, non l'ho trovato, e quindi sono andata a casa, ho scritto una storia
E dopo cosa ho fatto? Siccome non sono molto sicura di me stessa, ho detto ma non è chissà cosa, l'ho buttata via nella spazzatura. Bravo. Ecco, e poi non so, è entrato in casa mio marito e non so, mi è preso qualcosa che non saprei dire, quelle cose che Sì. capitano nella vita, come una voce che ti dice Fabia, vai, vai a prendere la storia, mostragliela, no? Insomma, io sono andata a tirarla fuori dalla spazzatura. L'hai E gliel'ho recuperata. portata a mio marito e gliel'ho letta e l'ho letta anche ai miei figli e tutti mi hanno detto ma guarda che bellissima e lì mi hanno invitata anche a portarla in una casa editrice Ti e hanno così dopo l'ho convinto, messa un ma po' a bellissimo. posto. Infatti, questo qua mi è piaciuto Sì, tanto. Questa come è nata questa cosa? È molto. molto, come posso dire? Dovrebbe essere anche di esempio degli altri, agli Sì. altri, che bisogna anche avere un po' di sicurezza in Sì, sé, bisogna un essere. po' aver coraggio di quello Bravo. che, di far vedere quello che si fa. Sì, di Di crederci, crederci un no? poco Sì. almeno. Ma dopo alla fine un poco, Non buttare ecco, via non buttare proprio, via, è ecco. nato questo Dopo è libro. nato questo Sì. libro che è stato illustrato da un illustratore Sì, beh, anche e famoso pubblicato da una perché casa sì. editrice, Giovanni Manna. Giovanni Manna, sì. Sì. E la casa editrice è La invece Bohème Press. la Bohème Press. E dopo questo Ecco, libro, e ecco, boh, questo non volevo neanche farlo vedere perché è il primo. Eh sì. sì, c'è lei che l'ha scritto, però le illustrazioni non sono sue. Invece dopo sono nati tutti questi altri libri, Ecco, e dove dopo. si è lanciata anche a fare tutte le Sì. illustrazioni. E poi ci ho preso un po' gusto, Ci ha preso diciamo, gusto. e sempre così, per passione, ho cominciato a scrivere anche un'altra storia su San Giusto, che è un pochettino un ampliamento della storia Precedente, precedente, sì. sì, Ma però. no, ma quella dell'Alpe di Montegrisa, Sì, dai, quella lei e vende. dopo sono arrivata anche Dai, all'Ape, l'Alpe come di sono Montegrisa, arrivata alla storia bellissima. del Tempio di Montegrisa, no? Perché sono andata a fare una presentazione del libro nel Tempio e lì, anche lì, ti scatta qualcosa che non sai perché, ti viene l'idea di dire, ma chissà, magari proverei a fare una storia anche Ah, su sì. qui. E non so perché mi è venuta questa idea, non so come mi è saltata in mente di fare questa cosa e lì ho cominciato a iniziare a scrivere tante storie perché ho una storia un po' più complessa, ci ho messo più tempo. Allora io preparavo queste brutte copie e dopo le facevo leggere al rettore e così le correggevamo incontro, no? Un po' veniva scartato, dopo riscrivevo. Insomma, ci ho messo parecchio tempo, qualche annetto, Ah sì, perché è stato un sì, parto lungo, un pensavo più percorso molto veloce. lungo Sì. perché o non andava bene, non so, perché era una storia anche così un po' importante, anche perché si rifà anche al periodo storico, anche della seconda guerra mondiale, cioè difficile da trasformare per Bambini, l'infanzia, sì, no? allora ho dovuto riscrivere tante volte. E insomma, dopo tanto tempo, a un certo punto, bisognava fare i disegni. Certo. E lì ho detto, bisogna cercare qualcuno che disegni, come facciamo? E non si presentava nessuno e a un certo punto ho detto, qui devo fare, bisogna finire. E insomma, mio marito mi ha detto, ma senti, guarda, è per bambini, ma prova a fare tu, fai Ma qualche disegno, certo, cioè, d'altro prova. canto. E ho detto, ma cosa faccio? Proviamo. Ho iniziato a disegnare a matita e così e la cosa mi è tanto piaciuta perché ho cominciato a provare gusto, piacere proprio nel vedere visualizzato tutto quello che avevo scritto, Scritto. no? Perché io la vedevo questo personaggio, questa ape, questi luoghi che avevo descritto e avendola preparata per tanto tempo era tutto dentro di me. Ed è come se fosse uscito qualche cosa, no? E sapevo cosa dovevo disegnare, no? Allora cancellavo, provavo, e dove sta l'ape, dove vola, e sta qua su, poi ce la spostavo anche nel disegno, mi piaceva È stata una bella tantissimo. avventura Sì, allora, questo sì. è stata una scoperta per me, perché a me piaceva disegnare da bambina, e dopo per una serie di circostanze così nella vita non ho più disegnato, e neanche non mi è capitato l'occasione di fare corsi, eccetera. Per cui è proprio qualche cosa che dormiva lì da almeno 40 anni, no?
E devo dire che pian pianino ho riscoperto Una parte di una te. parte di me, Sì. sì, che mi ha fatto veramente molto bene, ma tanto Si è bene mi ha sentito fatto bene, questo percorso del disegno. E poi prima disegnando a sì. matita e dopo soprattutto nel colore. A me dare colore a questi disegni mi faceva stare bene proprio. Io ogni volta che disegno, dopo mi sentivo meglio, quindi mi è cambiato l'umore. Dai, Sì, bellissimo. Ah, guarda, sono devo contenta. dire, Sono perché contenta che ti ho chiesto di sì. parlarne perché ti vedo e come posso dire, è una cosa che senti. Sì, perché io ho vissuto, allora non so, per esempio, sceglievo il cielo la notte e quanto blu metto, e poi si può anche, non so, fare le tinte anche se possono renderle un po' più scure, un po' più chiare, e provavo, no? Ma mi piace così o non mi piace? E allora, siccome ho cominciato un po' anche a sentirmi, no? Quello che sentivo più congeniale. A stare con me stessa, Sì. no? Quello che mi piace, e nella pittura è bello che si può scegliere e non c'è un giusto o No. sbagliato. Puoi fare quello che vuoi, come che senti, quello che sentivo che secondo me era giusto e corrispondeva a quello che io avevo nella storia di Che volevi quest'arte. trasmettere, no? Sì, Attraverso le parole, poi sei riuscito a esprimerti anche attraverso il disegno e il dare più disegno, forza alle parole, praticamente, che tu sì. avevi. E anche il significato della Sì. storia, che forse è riuscito meglio nel disegno che nel testo anche, perché alla fine la Sì. Sì. sorpresa, quando è stato finito tutto il lavoro, la sorpresa è stata che sembrava all'inizio che il testo fosse molto Importante. importante, invece dopo ho acquisito più importanza l'immagine, perché ci sono delle cose che parlano meglio attraverso l'immagine che attraverso la parola. Certo, arriva in un altro Sì, modo. in un altro modo. C'è anche questo, l'arcobaleno Sì, di Montegrisa, che si rifà sempre a Montegrisa. sì, perché il tempio, cos'è? Questo Sì. parla Sì. del suo significato, perché lui è fatto di due chiese, una è dedicata, ricorda la consacrazione al Cuore Immacolato Sì. dell'Italia, però è anche un monumento nazionale, e nella chiesa inferiore è dedicata, c'è anche ricorda anche Ah, ecco qua. più la sua storia, come è stato costruito, è stato voluto dal vescovo Sentin, e ricorda il voto che lui ha fatto alla città di Trieste nel 30 aprile 45, e lui fece un voto alla Madonna e disse che promise alla Madonna che se avesse salvato la città di Trieste, lui avrebbe retto un tempio in suo nome. Ah, E questo allora non questo sapevo. tempio, sì, e nella Cioè, chiesa inferiore, parla un poco sì, di questa cosa qua, di allora, questa praticamente. sì, perché è per questo che è stato costruito, no? E parla anche come poi si è trovato anche a essere nello stesso edificio, anche lo stesso, ricorda anche allo stesso momento questa consacrazione dell'Italia, no? E nella storia poi si legge, si vede come queste Insomma, due cose allora, sono unite insieme. adesso basta, perché devo dire che sono molto contenta. Sì. Hai parlato tantissimo e ci hai raccontato delle cose che io non sapevo veramente, ero completamente sì, ignorante su questo, oppure sapevo un poco, ma non tantissimo. Sinceramente, non ho mai approfondito in questo modo qua. Ecco. Una cosa che è Dimmi, dimmi, dimmi. importante dal punto di Sì. vista pittorico, no? Cioè, il Sì. titolo è L'arcobaleno di Montegrisa, Sì. che cioè, tutta questa storia di questo tempio inizia proprio in questa epoca della Seconda Guerra Mondiale. E allora io ho dovuto subito impostare questa storia in Sì. modo da adattarla ai bambini, senza parlare di Non cose come, potevi non so, parlare di quello sì. guerra, cioè nel senso vero e proprio del termine. Allora, chi sono i protagonisti qui? I colori dell'arcobaleno che dal cielo guardano giù sulla terra, che cosa viene? Ed è tutto il racconto è visto da questa prospettiva, dal cielo, da questi colori, Sì, infatti no? si vedono questi bambini colorati, Sì, chi praticamente hai sono? rappresentato. Ecco, così Sì. sulle nuvolette Sì, guardano giù, qui c'è proprio, c'è solo buio, grigio, e dicono come grigio. siamo tristi, che Sì. cattivi che sono gli uomini, adesso non brilliamo più.
E dopo avanti la Vado a storia, essere sì, si così. legge, però è molto carina Ma tu sei perché appassionata ormai, c'è vedo. Cioè, fantasia. sì, Sì, certo. fantasia, però non ha tolto il significato, ecco, è una Ma è storia un modo importante. gentile Sì. di raccontare questa cosa ai bambini, E praticamente. anche qua mi sono divertita tantissimo con Ecco. questi colori, perché ogni colore ha un simbolo, un Ah, significato, certo. no? Hai cercato anche di. Vediamo un poco. Sì, anche non so, Ma il per giallo è esempio la il giallo è il stella, colore della no? fede, fa Ah, brillare la ok, luce, certo, hai no? ragione. E, ecco, poi per esempio uno che mi piace tanto è il colore azzurro, che fila e intesse un tessuto fatto di un mantello fatto di pace per la città di Trieste, e allora è disegnato sulla nuvoletta mentre fila la pace. Bello, bellissimo. Questo Basta, basta, adesso la fermo perché sennò basta, qua sì. ragazzi. E comunque mi sono divertita Si è ora divertita che proprio. tantissimo. Poi chissà, adesso ormai è lanciatissima. Ciao, adesso mi faccio vedere anch'io. Concluderemo questa intervista che ho proposto di fare a questa donna che io ho conosciuto sabato. È successo tutto Per caso, rapidamente. sì. Gli ho chiesto di parlarmi e sono molto contenta che l'abbia fatto. E adesso cercheremo di concludere, vero? Allora, io vorrei che tu aspetta un attimo. Sì, di nuovo a tutti il tuo nome. Come ti Allora, mi chiami? chiamo Fabia Perper. Ok, e i tuoi libri dove si possono trovare? Allora, il libro sui santi patroni, San Sì? Giusto e San Sergio, si trova in libreria, invece Sì. gli altri si trovano presso il Tempio di Montegrisa, Ok, anche sì. Chiamato anche E chiamato formaggino. Formaggino, sì, puoi Eh chiamarlo così, vabbè, beh, sì, però sicuramente prete non è molto no. felice che io, però è anche una Sì. verità, insomma, anzi, ti E dirò qui che è qua. potrebbe essere anche divertente fare un libro. In realtà qua è un alveare, in realtà, Sì, infatti, ho ecco, visto, è è un un alveare. alveare, non è un formaggino, mi Non raccomando. si, Infatti, sì, penso, ricordatevi, sì. sì, non è un formaggino, ma Ma, viene, è stato ispirato proprio, sì, cioè, così. l'architetto ha pensato un alveare quando l'ha Sì, costruito. perché questa è dedicata a Maria, madre regina di Sì. Montegrisa, un passo di un exulte che dice che la Madonna è come la madre regina delle api che elargisce le sue grazie come il miele alle sue api, all'uomo. Sì, Bellissimo. sì, sì. Buon basta. Ciao, 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 saluta a tutti. ciao. Alla Allora, alla prossima. prossima. Ciao.